Laura Sollieri, curatrice della mostra Nella mente di chi guarda. Laura, com'è nata l'iniziativa, com'è nato questo progetto? Questo progetto è stato curato, oltre che da me, anche da Alessandro Mescoli e da Marco Maria Coltellacci. La mostra Nella mente di chi guarda, prodotta dall'Arcidiocesi di Modena Nonantola. Siamo qui nella chiesa di San Giovanni Battista in occasione della inaugurazione. Un progetto che è nato circa un anno fa con l'intento proprio di creare una mostra che poi si è legata ovviamente al tema del Festival Filosofia, nel quale l'abbiamo inaugurata, Persona, dedicata proprio ad esplorare l'umano nelle sue numerose sfaccettature. Quindi sia una mostra che ci racconta da un punto di vista artistico ma anche antropologico l'umano e la persona. Ogni artista è stato chiamato per rappresentare con quella che è la sua poetica questo tema importante che è la persona di Festival Filosofia 2019. Ci sono artisti internazionali, ci sono artisti italiani, ci sono artisti modenesi, hanno lavorato tutti su un progetto comune che è quello di restituire quello che è in questo momento allo stato attuale la ricerca artistica sulla rappresentazione della figura. E quando si dice figura in pittura o comunque nelle arti visive o plastiche significa comunque di parlare di tantissimi aspetti della situazione artistica. Ci sono artisti che hanno lavorato sull'identità, sulla mimesi, sulla riconoscibilità, ad esempio Andrea Senoner. E ci sono artisti che hanno lavorato su temi sociali importanti e di impatto come quelli dei migranti, ad esempio Andrea Cappucci ha fatto un lavoro appositamente per questo spazio. C'è chi ha lavorato sulla famiglia rappresentandola attraverso il focolare, attraverso la pratica quotidiana con delle sculture di pane, una coppia di pane, che è l'artista romagnolo che sia scultore che performer Matteo Lucca. C'è chi ha attinto al passato anche della cristianità come Luca Freschi, lo dico perché abbiamo l'opera qui alle spalle, che ha fatto questa Santa Eulalia e qui è rappresentata attraverso il suo martirio. Un'altra opera che è un'installazione sonora, ci abbiamo tenuto tantissimo ad averla perché è stata prodotta da studenti dell'Accademia di Bologna, possiamo dire freschi di laurea, e questo ci permette di legare il nostro attivismo culturale anche al mondo accademico. È stata fatta un'installazione sonora campionando le voci dei senza tetto, degli ultimi, dei dimenticati, della capanna di Betlemme di Rimini, la struttura gestita da Don Benzi. Un momento importante all'interno del Festival della Filosofia per ragionare della persona e soprattutto per approfondire un po' una tematica legata al tema della visione, di come ognuno di noi può leggere, vedere e raccogliere emozioni e passioni.